Ciao a tutti ragazzi, parliamo un po' di questo Frosinone Juventus. Beh, penso che la parola più adatta per questa partita sia sofferenza. Sofferenza per il Frosinone, che si è dovuto chiudere tutta la partita. Sofferenza per la Juve, che non riusciva a entrare, non riusciva a sfondare la difesa del Frosinone. E sofferenza per noi, perché è veramente una partita da guardare, veramente... Una sofferenza da guardare questa partita. Io non dico che una squadra come il Frosinone, che chiaramente è oggettivamente molto inferiore alla Juventus dal punto di vista tecnico, non si debba chiudere, insomma. D'altronde è quello che ogni squadra vuole, è fare il risultato, no? E il Frosinone, insomma, alla pari non se la poteva giocare, questo è logico. Però, ragazzi, neanche chiudersi in quella maniera lì, cioè, veramente, gli ultimi 15-20 minuti non c'era più un uomo del Frosinone in attacco. Cioè, qualcosa di scandaloso, veramente. Non c'era nemmeno un attaccante giusto per provare il contropiede. Cioè, tutti barricati nella loro area. Tutti in difesa. Per fortuna che Ronaldo è riuscito a sbloccarla, ragazzi. E Ronaldo, speriamo che ci abbia preso il gusto a segnare. Insomma, Ronaldo che secondo me non è ancora al top della forma, almeno da un punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico chiaramente è in formissima, lo vediamo tutti, però secondo me da un punto di vista mentale e da un punto di vista della prestazione proprio non è ancora al top, perché insomma qualcosina ha sbagliato anche oggi. Però comunque sia, anche cose buone ovviamente, il gol, insomma, corre comunque, quindi la corsa ce l'ha. Però, come dissi in un altro video, Ronaldo può ancora migliorare per arrivare appunto al livello del Ronaldo che noi conosciamo, ragazzi, perché non è ancora a quel livello lì. Poi che dire, ragazzi, ma in generale prestazione abbastanza buona di tutti i giocatori della Juventus. Sì, Mandzukic sembrava un pochino stanco, ecco, Mandzukic un pochino stanco, ma insomma si è giocato tutto il mondiale praticamente, compresa la finale, e si è giocato praticamente tutte le partite finora della Juventus. Insomma, un po' di stanchezza ci sta per Mario. Poi ecco Dybala, secondo me, vabbè che Dybala probabilmente questa è la seconda presenza titolare che fa in tutto l'anno, però comunque sia lo vedo un pochino spaesato in un certo senso. Non si trova benissimo in campo, nel senso che adesso con l'arrivo di Ronaldo non si trova proprio nella sua posizione ideale, ecco. Più che una questione di forma fisica, più che una questione... Secondo me Dybala deve trovare meglio la sua posizione in campo. Ovviamente Dybala, secondo me, giocherebbe meglio tra le linee, quindi fare il trequartista dietro alle due punte. Però, non lo so, oggi mi sembrava un pochino non trovarsi in campo, ecco. Poi, insomma, chiaramente l'arrivo di Ronaldo un pochino l'ha messo in ombra Dybala, visto che prima Dybala era un pochino la stella della Juventus, adesso non lo è più. Però insomma, diciamo che Dybala secondo me deve abituarsi ad avere grandi campioni, anche che lo oscurino un pochino. Anche lui, nonostante ciò, deve comunque uscire fuori, insomma. Vabbè, staremo a vedere nelle prossime partite. Comunque, non che l'assenza di Dybala in queste prime partite ci abbia, diciamo, fatto del male, perché insomma, vincere vinciamo comunque. Quindi insomma, la Juventus ha talmente tanti giocatori, talmente tanta scelta che insomma, anche se Dybala in questo momento non si trova perfettamente a suo agio, si va avanti comunque, no? Poi ragazzi, da dire, Bernardeschi veramente quest'anno bisogna dire che secondo me è veramente esploso. Io sinceramente non me lo aspettavo, non pensavo che Bernardeschi potesse essere così forte, perché effettivamente l'ho un po' sottovalutato quando l'abbiamo preso dalla Fiorentina. Pensavo avessimo speso troppo, francamente. La prima stagione ha giocato poco, però probabilmente Allegri l'ha gestito bene, ragazzi, l'ha gestito bene, e quest'anno probabilmente potrebbe essere la stagione della consacrazione per lui, perché veramente sta giocando molto più spesso e sta giocando veramente molto bene, sbaglia veramente pochissimo, si trova a meraviglia con Ronaldo a quanto pare. Comunque sì, ragazzi, sono molto contento per Bernardeschi e speriamo che continui così, che mantenga appunto le aspettative e che mantenga il livello che sta tenendo appunto in questo inizio di stagione. Poi per quanto riguarda il centrocampo, bene, Chan mi sta piacendo molto già dalla partita col
col Valencia, che l'ho visto molto bene, e la difesa anche bene. Secondo me Alexandre lo stanno aggredendo un po' troppo, nel senso non sta facendo così male come sto sentendo dire, però comunque ragazzi potrebbe fare anche meglio, nel senso diciamo che non è comunque l'Alexandre di 2 anni fa, ecco, di quando siamo arrivati in finale di Champions. Però comunque non sta facendo neanche così male come sento dire. Ultima cosa da dire, secondo me comunque sia la Juventus non può fare così fatica contro il Frosinone, nel senso arrivare al gol all'81esimo, 82esimo, quello che era, poi va bene abbiamo fatto un altro ancora, però insomma sbloccarla all'81esimo, insomma con la squadra che abbiamo ragazzi, cioè veramente Legge che il tridente sembra una squadra di FIFA, cioè veramente sembra una squadra da videogame leggendo il tridente, cioè non puoi veramente sbloccarla all'82esimo col Frosinone. Va bene che si chiudevano, però comunque tu devi sbloccarla, anche se loro mettessero l'autobus davanti alla porta, devi comunque riuscire a sbloccarla prima dell'82esimo, ragazzi, perché veramente non si può soffrire in questa maniera. Comunque sia ragazzi, credo di aver detto tutto e ci becchiamo al prossimo video. Don't let me down.